Now turn up. Bella a tutti ragazzi, io sono Paolo degli Anifs e come potete qui vedere con me c'è Giuseppe. Ciao ragazzuoli, oggi siamo sulla Sniper Foot Challenge più pezzotta di sempre, più casariccio. Allora praticamente noi ci vediamo un po' veloce, cosa è successo la settimana, in questa settimana è stata, nello stesso giorno, tra parentesi, il compleanno del nonno, l'onomastico della nonna, cioè sua moglie, e il compleanno della figlia, nostra zia. E quindi, come consuetudine annuale, ci ritroviamo qui a Pesco Pagano Beach, Pesco Pagano, Caserta, nella nostra tenuta estiva, per festeggiare. Ovviamente noi che non abbiamo portato un cavalletto, non abbiamo portato un cazzo, non abbiamo niente, cioè solo il cavalletto teniamo. No, non abbiamo il cavalletto. Abbiamo detto, facciamo un video. Che video possiamo fare in una tenuta estiva? Una sniper per sotto. Ci sto. Allora, come adesso state vedendo nella foto, ci sta quattro bicchieri, vabbè, al centro Ainifs là ci sta perché è fatto bene. Giù ci sta il bicchiere che vale meno punti, cioè 25. Quella a sinistra vale 50, quello in alto a destra 75, quello in alto vale 100. Quindi adesso andremo a fare 5 tiri ciascuno. E chi fa più punti? Alla fine ha vinto. Cioè, secondo me ci sarà uno 0-0. Però mo vediamo. Un 0-0 ricco, 0 punti ciascuno. Facciamo 5 tiri subito o uno ad alternanza stile rigori? Alternanza stile rigori. Alternanza scuola lavoro. Come, allora ci sarà una telecamera qui io, per riprendere i giocatori perché noi tireremo da lì. E poi ci sarà una telecamera lì a terra, cioè il mio cellulare, che riprenderà se colpiamo qualcosa. Quindi ragazzi, noi diremo subito di iniziare in questa fantastica. Che vince il migliore. Ragazzuoli, noi siamo pronti. Il tocco, è il tocco. A me, a te, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, la faccio io. Perché come dicono in Champions League, chi tira per primo ha la possibilità di vincere. Adesso vediamo quanto siamo scarsi. Musica d'effetto. Non c'è, abbiamo mirato al 25, considerando che... Ma ci pensi che andiamo giù? Facciamo il titolo del video, super picco break. Muore, ragazzo, adesso muore. Punto d'accento, papo! Ma l'Airif non vale niente? No, l'Airif vale meno 10 punti. Perché faccio così. Babbo, stavo prendendo il 100, babbo! No, no, no. No, no. Gol line, voglio la goal line. Ragazzi, adesso prenderò il 25. Attenzione! Il 25. 25. Oh, mamma mia, il telefono! Deve essere più reattivo! Ragazzi, io sono Paolo, e come mi avete conosciuto con il boccione? E questa volta? Prenderò un punteggio. Un punteggio? Un punteggio qualsiasi, basta pure il 25. Ma poi se non prendiamo niente si va ad oltranza. Sì, la prima che colpisce un bicchiere. Mamma mia, esci! Oggi siamo qui per prendere un bicchiere. Aspetta, senza girotto. E sono girotto d'oro. O meglio conosciuto come Mr. Fubalgi. E oggi non prenderò un bicchiere. Il cubo è oro. Si prepara. Madonna, ma no, per pochissimo. Questo è il quarto tiro già. Del quarto? Sì. Finita. È andato veloce. Dai. Se non prendiamo un bicchiere. Oh. Ma nessuno mi ha preso niente. E infatti non è che ho preso niente. 75. Oh. La faremo. Non ce la faremo mai. Tanto questa voce che sentite sottofondo è lui. La testa che vedi, ecco, questa che è soprattutto è del fratello. Ah, ma adesso lo prendo. Ti prova con il destro. Arriva il traversone di Sagnol, c'è Casidetta. Scusa la presa, Ultimo tiro, Sì, se lo prendi hai vinto. Mi sento un po' grosso ai mondiali di un'essere. Tarara, tarara, prepara il prossimo al dischetto. Può puntare al 25. Mamma mia, stavo puntando al telefono. Però si fa ad oltranza. Cioè, se lo prendo io e poi lo prendi pure tutti, ma devi prendere il valore più alto. Non finirà mai questa challenge, lo giuro. Facciamo altri due tiri, se no è parità.
che gol! È bello, no, 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 il muro! No, no, che dico il muro, è classica! Questo è Juventino, si vede, questo è Juventino. Non ti neanche ammaccato. Se siamo a casa te lo do un po'. Ma non siamo a casa e quindi non te lo do un po'. Dai, questo fratello mica va altro. Non va, non va. La sorella la palla, eh. Ma che scivo? Ci siamo usciti poco. Mamma mia. Poco scivo, sta. Porca! No, prese. Adesso succederà l'impossibile, ragazzi. Vabbè, è schifo! Tirerò di sinistro! Giuseppe, è incrociato! Di sinistro, ragazzi! Vediamo il crociato di oro! Ma vuole crociati! Colpisce il crociato, vale! Oh, si è crociato! Giuseppe! Oh, che non c'è l'ultimo tiro? No. E vai. No. E vai. Allora ti faccio l'ultimo tiro di sinistro. E vai. Grande di sinistro. Comprende? Come? Il crociato. Allora ho scoperto una cosa. Senza crociato si gioca a me. Ma già sta nel video. Saluta la telecamera. Saluta la telecamera. Sta pure la terra. Le grandi tecnologie degli Emmys. Ah, vabbè. Questo non lo voglio. Ciao. Dopo farà un tiro anche il fratello di Giuseppe. Vedete che fa. Di sinistro se la prendi hai vinto. Volete prendere una buona? Se la prendi una buona hai vinto. Vabbè, provo di sinistra al pareggio. No, cioè voglio. Oh, vai, tanto ormai. Teoricamente ho perso, non voglio provare la buona. Un po' si spezza. No, cioè no. Ma c'è. In realtà è di sinistra. E non va! L'ho preso sempre io! Allora, dato il fratello di Giuseppe non tiro, cosa? Ah, se la prendi lui al primo tiro ha vinto lui. Ok, vai, facciamo questo. Ehi, andiamo a vedere. Ciao. Ragazzi, il pallo me ne va via. Ecco qua ragazzi, la challenge di oggi si può concludere qui. Una challenge alquanto... Scusate il sinistro senza crociato, scusa. No, sono fino di te. Ci saranno altre challenge prima che Giuseppe si opererà, ve lo prometto. Comunque ragazzi, a parte Paolo qui dietro. Il campione, voleva riuscirci. Comunque ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto, di commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.